Gentili ascoltatori, buongiorno, ben sintonizzati, benvenuti a questa edizione di Ecomondo 2000 in collaborazione con il Science Web Network di Treviso. In questo momento siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online ai microfoni Massimo Bonella. Dunque, le prime notizie della mattinata, incluse anche quelle di questo fine settimana, come sapete in primo piano c'è sempre la tragedia di Re Frontolo, ma di questo ne parleremo in coda al GR. Iniziamo subito con l'Alitalia. Scatterà il 15 settembre l'accordo sulla mobilità volontaria per i 2.171 esuberi in Alitalia. Ai lavoratori che aderiranno sarà corrisposta una buonuscita di 10.000 euro lordi. Poi scatteranno le lettere di licenziamento. L'accordo sulla mobilità riguarderà inoltre, spiegano i sindacati, anche i lavoratori che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento nell'arco del periodo della mobilità che garantisce l'80% dello stipendio. L'accordo di ieri è stato sottoscritto anche dalla CGIL. Dall'estero. Giappone. Il tifone Haolong ha raggiunto Shikoku nel sud-ovest del Giappone dopo aver causato l'annullamento di circa 470 voli, accompagnato da venti fino a 200 km/h, importanti precipitazioni e onde di oltre 10 metri sulla costa. Ha toccato terra vicino ad Aki, prefettura di Kochi. La prefettura di Mie, a circa 300 km da Tokyo, è in massima allerta. Si teme che Halong provochi morti e ingenti danni. Si parla infatti di circa 512.000 persone che sono state consigliate di evacuare. Ritorniamo in Italia perché parliamo di stragi familiari per l'ennesima volta che si ripetono con in questo modo che è abbastanza diciamo così, simile a tanti altri casi e la cosa ci fa pensare. Sono quattro le persone morte nella strage familiare scoperta a San Fele nel Potentino. Un uomo di 65 anni ha ucciso a colpi di pistola la moglie, 57enne, e i figli di 32 e 27 anni. Per poi suicidarsi con la stessa arma. Gli inquirenti sembrano escludere tra le cause della strage le difficoltà per la presenza in famiglia del figlio disabile di 32 anni, mentre confermano la circostanza che il 65enne venerdì si sia recato all'ospedale di Melfi per alcuni controlli. Le quattro salme sono state portate all'obitorio dell'ospedale di Potenza in attesa degli esami autoptici. Non è finita qui. Como, un 22enne ha ucciso la madre di 55 anni nella loro abitazione a Carugo in Brianza. Il giovane è stato fermato per omicidio volontario e sotto shock. A quanto s'apprende, pare che il 22enne soffrisse di disturbi psichici. L'omicidio non ha avuto testimoni. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini di casa che hanno sentito la donna chiedere aiuto e hanno chiamato i carabinieri che hanno trovato la 55enne morta. Sempre in Italia. Un'altra notizia di cronaca, recuperati i corpi di un uomo e una donna che erano a bordo dell'elicottero caduto venerdì scorso in Valle d'Aosta. L'incidente nel vallone di Nielle a Garbi. Dunque, alcune persone avevano. Scusate, a Nielle. Dunque, l'incidente si è verificato nel vallone di Nielle a Gabi. Allora, cos'è successo? Alcune persone avevano segnalato un forte botto in una zona avvolta dalla nebbia. Partite le ricerche con la luce del giorno, i soccorritori hanno fatto la tragica scoperta. Ed ora veniamo alla tragedia di Re Frontolo. Anche la nostra televisione online, All News, pinetaoggitv.net, subito dopo l'accaduto, aveva realizzato un'edizione straordinaria per cercare di capire, insomma, e poi ovviamente spiegare ai nostri telespettatori e radioascoltatori, anche perché questa edizione poi è andata in onda su Science Web Network, sull'emittente che state ascoltando in questo momento. Dunque, per spiegare un po' quello che è successo, si è verificato, come dire, in miniatura un mini vaionte, cioè l'acqua, come spiegavo anche nell'edizione straordinaria, è scesa, è andata praticamente fuori dell'argine, ha trovato la roccia di fronte
dove c'è, parliamo, il mulinello e il molino della coda, e da lì poi è ritornata indietro, risbattendo nell'argine opposto e poi prendendo velocità, prendendo energia, ed è andata a finire dopo 100 metri più avanti sul capannone dove era in corso la festa. Ricordiamo che c'erano circa 100 persone e c'è stato veramente grande panico. Inizialmente non si capiva bene, le persone, insomma, non andavano, da quello che si è capito, non andavano via. Poi, quando è arrivata l'onda più forte, e quindi l'acqua si è alzata con una velocità in aumento, in continuo aumento, ha portato via tutto, praticamente capannone, la gente è stata spazzata via, buttata addirittura dentro al torrente, le macchine trascinate dentro al torrente, e lì si è purtroppo consumata la tragedia. Dunque, noi nell'edizione speciale di Pianeta Oggi TV, che la trovate in taglio primo all'interno della testata pianetaoggitv.net, ci sono delle interviste. Da prima al comandante dei Vigili del Fuoco, che ha spiegato un po' che cosa è successo, come è successo, come è successa questa tragedia, e successivamente un 15 secondi di dichiarazione del sindaco di Refontolo. Ecco, noi abbiamo ricavato dal sito ilcorsaro.info una considerazione che ci fa pensare che siamo anche concordi a quello che c'è scritto, cioè la peggiore responsabilità dei Veneti su quanto sta accadendo nella regione è legata al modello insediativo adottato. Ogni comune del Veneto, per quanto piccolo, ha una o più aree industriali, una o più aree artigianali e una o più aree commerciali, tutte al di fuori del centro storico. Queste espansioni incontrollate, figlie della febbre da capannone che ha colpito la regione, lo ricordiamo, dagli anni 80, anni 90, e che non accenna a diminuire, hanno causato un'urbanizzazione a macchia di leopardo che copre l'intera superficie regionale con centinaia di piccoli assi stradali diffusi e con una superficie coperta da materiali impermeabili, le più alte d'Europa. L'effetto di tutto questo è che le acque non riescono a essere drenate dal terreno e formano così bacini che scaricano totalmente le precipitazioni nei canali e nei letti dei fiumi, sottoposti per questo a repentine onde di piena e, in virtù di queste, a pesanti sollecitazioni. Inoltre, questa edificazione selvaggia, queste cementificazioni selvagge, hanno spesso portato a costruire in aree golenali, in zone di risorgiva o sotto a livello di sicurezza a ridosso degli argini dei fiumi. Ecco, su questo ci possono essere anche diversi esempi che anche noi, come Pianeta Oggi TV, avevamo documentato a suo tempo, ad esempio insieme all'associazione Acqua di Pinzano, siamo in provincia di Udine, che ricordo anche il sito internet acquainte.it con il presidente Renzo Bortolussi, che prossimamente lo vedrete ancora, perché il sottoscritto ha appena registrato una intervista con lui proprio per parlare di queste cose. È un'associazione che si impegna a controllare lo stato dei fiumi, insomma lo stato dei canali, di tutti i corsi d'acqua praticamente. Ecco, questo è molto importante da tenere presente. Questa considerazione: si è cementificato dappertutto, in montagna le colline sono state praticamente, soprattutto lì nella zona del Prosecco, sono state trasformati in vigneti, le colline, cioè da prima che c'era il bosco, il sottobosco che poteva, come dire, frenare anche l'acqua in discesa, adesso, avendoci fatto le viti per il vino, per il prosecco, chiaramente si è facilitato lo scarico all'interno dei corsi d'acqua, che poi questi si ingrossano all'improvviso. Tant'è vero, un particolare interessante, che quella sera a Refontolo non pioveva. Non c'era proprio motivo forse anche sarà stato anche per questo che le persone all'interno del capannone non si erano preoccupate più di tanto, perché insomma non pioveva, quindi cosa poteva succedere più di tanto? Insomma, e invece si era scaricata una bomba d'acqua proprio nelle immediate vicinanze del torrente, e da lì subito, per i discorsi fatti pochi istanti fa, si è riempito all'improvviso e ha provocato quello che ha provocato. Quindi, per concludere, praticamente questi cambiamenti climatici hanno trovato un territorio
completamente impreparato e penso che ci sia ancora da lavorare, ma veramente tanto per ripristinare un minimo di sicurezza sul territorio veneto e non solo quello veneto naturalmente. Ora in questo momento abbiamo zoomato un attimo l'attenzione sul Veneto. In conclusione, cosa possiamo dire ancora? Diamo uno sguardo alla homepage di pianetaoggitv.net. Abbiamo un articolo, un comunicato stampa che ci proviene dal comune di Montepulciano. Come sapete, noi siamo molto presenti anche in quel territorio, grazie alla diffusione di Tell'Idea di Chianciano del nostro settimanale di approfondimento. L'articolo parla di una eccezionale scoperta archeologica a Montepulciano. A seguire l'edizione straordinaria che vi dicevo prima sulla tragedia di Re Frontolo. Poi ancora altre notizie su Montepulciano per quanto riguarda ad esempio il Bravio delle Botti, questa manifestazione nota a livello nazionale, la Corsa delle Botti, che consiste nel spingere le botti fino in cima a Piazza Grande, nel cuore del centro storico di Montepulciano, che si tiene ogni anno verso la fine di agosto. Poi a seguire altre informazioni, incluse anche quelle dove si annunciava dunque il maltempo in Veneto. Poi abbiamo l'altro settimanale Pineta Oggi Reporter, dove Pordenone ricorda in contemporanea con Palermo l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Dunque, questo è tutto per il momento. Vediamo se abbiamo delle notizie dell'ultima ora che arrivano in questo momento. Intanto vi ricordo che siamo nella prima edizione delle ore 11, in questo momento sono le 11:13, a seguire poi ci saranno anche tutte le varie repliche nel corso della giornata, con frequenza ogni ora. No, non ci sono notizie dell'ultimo minuto, quindi io mi fermo qui. Vi ringrazio per averci seguito, da Massimo Bonella l'auguro di una buona domenica e naturalmente un invito anche a riflettere su questa notizia, soprattutto alla luce della tragedia di Re Frontolo, perché dovremo un po' rivedere tante tante cose per la sicurezza di tutti noi e per la sicurezza dei nostri figli. Linea a questo punto a Treviso, a Rosario Moreno per il proseguo della programmazione musicale di Sites Web Network.